Fratelli e sorelle, oggi prendo possesso del titolo della Chiesa di Sant'Egidio e questa celebrazione è unita, senza nulla togliere al cardinale titolare di Santa Maria di Trastevere, che non voglio. Nella strana sapienza di Dio, strana per uomini paurosi e orgogliosi come siamo, sapienza per la quale se si divide si moltiplica, si prende possesso solo regalando. Si possiede perché ci si lascia amare e perché si fa di questo amore, dono. È una casa dove sono a casa e chi fa sentire me da tanto e tutti, anche l'ultimo ad entrarvi, a casa, familiare, con tanta sensibilità e amicizia, appunto a casa, non in una sede. Ringrazio il Vescovo di Roma che ha dato a me, figlio della Chiesa di Roma e della comunità, e ringrazio la comunità, la gioia di legarsi di nuovo, in maniera effettivamente molto imprevedibile, ma davvero molto imprevedibile, però in un legame di amore, e di legare la Chiesa di Bologna a questo luogo, vero titolo, perché storia di grazia, per me anche così personale e lunga. Attraverso di esso legame con la Chiesa tutta e di sempre. La sapienza della Chiesa, che è sempre quella dello Spirito, mi, e direi con un noi che credo faccia piacere a tutti, ci fa riscoprire la gioia di essere figli, di avere tutti questo titolo, di godere tutti della stessa multiforme comunione santa, perché dono suo, affidatoci perché siamo una cosa sola con lui e tra di noi. Un titolo è un luogo concreto, un indirizzo, è un punto di unione fisico con una comunione tanto più larga, quella della Chiesa, quella dei Santi, che non si può certo delimitare con chiarezza. Quando ci si prova a farlo, i risultati sono sempre pericolosi, perché l'amore di Dio è sempre tanto più largo del nostro. Siamo generati da quel Verbo che ci dona il potere di essere Suoi, chiamati da Lui a riflettere la Sua luce e a far conoscere e a generare la Sua presenza. Per me è stata una comunità che prese il nome da questo luogo e da questa casa chiesa, un tutt'uno, proprio per indicare una definizione non astratta ma incarnata nella città degli uomini, e anche perché adesso la comunità fosse legata a questo punto, a questo luogo. Dal 1630, casa di preghiera nello spirito di Santa Teresa e del Carmelo, rimasta casa di preghiera e di fraternità evangelica con Dio e con il prossimo, in condizioni così diverse, a pochi anni dopo il Concilio Vaticano II. Tradiamo la Chiesa se la conserviamo come un museo, finendo per mondanizzarla, mentre è vera tradizione se la viviamo nei tempi, riconoscendo i segni dei tempi, non secondo il mondo, ma dentro il mondo, e guardandolo sempre con simpatia e compassione. Sant'Egidio è piccola per farci diventare grandi, per non smettere di crescere, è piccola per farci sentire l'amore preferenziale e personale di Dio, e di questo Dio che non spegne il lucignolo fumigante. È piccola per ricordarci anche che si è sempre un piccolo gregge, lievito nell'orizzonte del mondo, e che siamo sempre, in realtà, dei piccoli che hanno bisogno di capire e di lasciarsi amare da Dio. È piccola per aiutarci a capire che il Signore si lascia contenere anche dalla nostra miseria, e che è Lui che ci rende grandi, perché esalta gli umili e abbassa i superbi.
ed è piccola perché sia sempre una casa, potremmo dire una ecclesia domestica, e farci sentire a casa e da qui sentirsi a casa ovunque. La chiesa di Sant'Egidio contiene, come tutte le case, una storia di persone. Molte sono qui, molte le sentiamo qui, nella comunione che unisce il cielo e la terra. E in questa casa possiamo vedere la grazia viva di Dio, il suo amore che si manifesta nel tempo, in ogni stagione della nostra vita, e che contempliamo anche oggi in questa terza celebrazione dell'Epifania di Dio, che è la domenica del battesimo di Gesù. È una storia tutta umana e tutta di Dio. Sant'Egidio è sempre stata con le porte aperte nel momento di maggiore intimità, quello della preghiera, sempre con la porta aperta. E ancora adesso è sempre aperta per accogliere ed aiutare la preghiera individuale, che lì si collega, così, alla preghiera di tutti i fratelli e le sorelle sparse nel mondo, che a loro volta spesso pregano guardando e sentendo l'amore della comunità madre. Al centro della chiesa di Sant'Egidio, monaco, abate, difensore dei poveri, c'è la parola e l'altare, una cosa sola, il pane e la parola, espressione di quel verbo che si è fatto conoscere a noi, che non abbiamo visto Dio, ma che ci fa conoscere il suo volto. È il volto più bello, perché di solo amore, quello che è al centro, che orienta la nostra preghiera entrando a Sant'Egidio. Quella povera umanità che viene amata da Lui, quel volto più bello che si fa per noi come uno specchio, vero, non deformante, della nostra umanità, amata da Lui così com'è, senza apparenze, potendo non scappare più da Lui, perché è il più caro amico che ci fa trovare noi stessi. Misericordia, giustizia, perdono e speranza, centro di tutto. È davvero l'amato del Padre, nel quale anche noi siamo suoi e sentiamo l'amore di Dio. Il volto santo, che è al centro, che è l'orientamento della chiesa di Sant'Egidio, se lo guardiamo apre i nostri occhi, ha una luce attraente che accende il cuore e lo riaccende, liberandolo dalla mediocrità, dai compromessi, dalla paura. E poi, come avviene in ogni casa, anche nella chiesa di Sant'Egidio vi sono oggetti, immagini che hanno aiutato le nostre scelte nelle varie stagioni e sempre aiutato la nostra fede, troppo incerta. Penso al Cristo senza braccia. Non si sa nulla da dove viene, è anonimo, come tanta sofferenza, qui però bisogna dare il nome, come tanti legni della croce e come tanti uomini crocifissi e resi impotenti dalla cattiveria e dalla indifferenza degli uomini. È il Cristo dell'impotenza che ci offre la vera onnipotenza, la forza capace di cambiare il mondo e di liberarlo da quella inquietante del male. È il Cristo che chiede le nostre braccia e che ci libera dal cercare la forza nell'affermazione di sé. Desmond Tutu, contemplandolo, scrisse che mostra come Dio conta su di noi per compiere la sua opera nel mondo. E infine vi sono quei due altari nella piccola chiesa di Sant'Egidio, uno davanti all'altro, direi inseparabili, e uno ci aiuta a scoprire l'altro, quello dei poveri, con le croci e con quel libro che conserva i nomi di quei tanti fratelli più piccoli morti che la grazia del Signore ci ha donato di servire, e come il libro della vita redenta dal sangue della croce. Davanti l'altare che contiene quelle tante Bibbie in tante lingue, Pentecoste di spirito, che viene sempre dalla parola, che rende fertili i cuori
e genera e rigenera la comunità. Si realizza così quell'altra icona, sempre conservata a Sant'Egidio, che è quella della Pentecoste, di una comunità sempre sospesa tra Babele e il Regno, tra la confusione della città e la pienezza della casa di Davide, riunita intorno all'Eucaristia con una porta dalla quale possiamo abbracciare l'altro, il fratello, il prossimo, e come sempre nell'abbraccio non si sa mai chi abbraccia e chi è abbracciato. Ecco cos'è il titolo di Sant'Egidio, che oggi riscopro e di cui ringrazio il Signore, titolo che mi e ci insegna a cercare l'unico titolo che conta e che ci libera dalla tentazione di vantarci di altri, anche perché è il più bello, essere suoi, essere cristiani, essere figli e fratelli, essere servi. Con grande intuizione Giovanni Paolo II, lo ha ricordato prima Don Francesco, disse della comunità, che era già presente allora in numerosi paesi, continenti, che essa riconosce in Roma, centro della cattolicità, il segno di comunione nell'unità che Cristo desidera per la sua Chiesa. La filoxenia, l'amore per lo straniero, il senso di ospitalità e di fratellanza universale, continuava sempre San Giovanni Paolo II, si ritrova nell'impegno ecumenico e di dialogo che Sant'Egidio vive partecipando alla vocazione della Chiesa di Roma nella sua dimensione locale e universale. La vostra piccola comunità dell'inizio non si è posta alcun confine se non quelli della carità. E poi aggiungeva qualcosa che sento così vero ancora oggi. Il mondo è oggi una terra d'angoscia, scriveva. Gli uomini che vi abitano hanno paura gli uni degli altri, da questa paura nascono l'ignoranza vicendevole, l'inimicizia e la violenza. Bisogna vincere questa paura con le sue tristi conseguenze. Il vostro impegno di fraternità universale tende a costruire rapporti di fiducia e di amicizia che sradichino la paura e l'inimicizia. Ecco il titolo, ma anche ecco che cos'è la pace. Gesù, battezzato nel Giordano, uscì dal fiume e sopra di lui si aprirono i cieli, da cui discese lo Spirito come colomba. L'aprirsi dei cieli è segno della fine dei tempi dell'ira. Oggi i cieli sono chiusi, troppo chiusi, in tante parti del mondo. Tornano i tempi dell'ira e della guerra. Penso al Medio Oriente, che in modo particolare negli ultimi giorni è stato teatro di gravi tensioni, ma anche ad altre parti del mondo, come la Libia, così vicina a noi e tanto ingiustamente travagliata, e non voglio dimenticare l'amato Mozambico e anche il Sudan, e preghiamo per la pace anche lì. Tante volte, da molti anni, da questa casa nel cuore di Roma si è levata una preghiera per la pace. Anche oggi vorrei che questa liturgia fosse un momento in cui si alza fiduciosa e insistente la nostra preghiera di pace al Signore, luce delle nazioni. Si aprano i cieli della pace, si allontani la tempesta della guerra, non vengano mai i giorni dell'ira, siano vinti i giorni dell'ira, e la nostra voce si leva umile e convinta dopo tante dolorose esperienze di guerre sempre inutili. Non si può mettere in gioco la pace. Cerchiamo sempre una via giusta per vivere insieme. Si aprano i cieli di pace.